riguardavano proprio il senso del, di questa pubblicazione, perché ascoltare e parresia, diciamo, sono due termini che ricorrono. È stato presentato ieri all'interno dell'auditorium del Centro San Marco della Caritas diocesana di Pozzuoli il libro del professore e giornalista Ciro Biondi, Comunicare l'invisibile, il cammino della Chiesa Cattolica tra i mass media e social network, dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco. Edito da New Media Press, con le prefazioni del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e del vicepresidente dello stesso ordine Mimmo Falco. Come si legge nell'introduzione di Comunicare l'invisibile, la Chiesa Cattolica è l'unica grande organizzazione mondiale ad aver proposto negli ultimi decisivi 60 anni una riflessione globale, precisa e puntuale sul fenomeno della comunicazione. È proprio attraverso questa analisi e l'analisi dei documenti l'autore propone riflessioni sulle esigenze di comunicare in un mondo complesso, sui doveri degli operatori dell'informazione e dei diritti dei cittadini. Ma che hanno raccontato in modo particolare il problema della comunicazione. Però non a caso sono state trovate indicate delle parole importanti in questa lettera.